In questo grandissimo evento io ho il piacere di essere in compagnia di Mario Condello del gruppo Noi, buongiorno. Buongiorno carissimo, è un vero piacere essere qui con questo grandissimo pubblico, è una grande emozione. Com'è andato lo spettacolo? Wow, sono tutti lì che mi aspettano, direi molto molto bene, ci sono davvero tantissime persone. Diamo due nozioni insomma sull'azienda per chi non la conoscesse, qual è la filosofia, com'è nata e quali sono gli obiettivi? La filosofia è una filosofia da parrucchiere, cioè in sostanza siamo un gruppo di parrucchieri che abbiamo sempre lavorato con una grande forza per grossissime aziende e abbiamo deciso un percorso alternativo che è il nostro percorso. Alternativo perché? Perché? Perché non parliamo un linguaggio aziendale, ma parliamo un linguaggio che il parrucchiere desidera sentirsi dire. Cosa desidera sentirsi dire parrucchiere oggi? Il parrucchiere oggi vuole tirar fuori e vuole sentirsi dire che è capace di lavorare. In tutti questi anni, non voglio criticare assolutamente nessuno, non mi permetterò mai di fare una cosa simile, però le aziende ti portano, parlando linguaggio aziendale, ti portano a spegnere la parte artistica di ogni parrucchiere. Invece noi siamo qui a fare riemergere ciò che il parrucchiere ha perso in questi anni. Che parrucchiere in fondo anche un artista, no? Bravissimo, hai perfettamente ragione. Siamo in compagnia adesso del fondatore e della fondatrice di Bullet, buongiorno. 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 Allora, raccontiamo un attimino come nasce questa azienda. Diciamo che abbiamo voluto realizzare una linea di prodotti che rende più semplice il modo di lavoro e il modo di entrare all'ingresso con i prodotti per lavorare e per far conoscere il nostro lavoro anche ai clienti. Perché diciamo che tante ditte hanno tanti prodotti, quindi comunque in un ambiente diciamo più maschile dove serve molta più decisione abbiamo voluto semplificare un pochettino il tutto.
più che altro mi occupo più che altro della zona del femminile, però è ormai la parte del maschile è molto bella, si curano molto, è molto, molto richiesta, quindi questa linea aiuta tanto. Per fortuna con il ritorno, diciamo, della barba e dello stile, diciamo, maschile, si è andato proprio a riscoprire di più la cura dell'uomo. Quali sono le novità e gli obiettivi futuri della vostra azienda? Beh, quello di incrementare assolutamente, poi perché no magari anche inserire una linea femminile, bullet. Per completare il tutto. Notizione, questa è un'notizia. È un'esclusiva? Esclusiva, un'esclusiva. Allora ci prendiamo l'esclusiva? Chissà. Alonis nasce circa 10 anni fa. Nasce nel settore estetico, si sta specializzando sempre più nel settore parrucchiere. Abbiamo voluto lanciare anche un servizio in più, un servizio di formazione, quindi con corsi dedicati appunto al parrucchiere. Grazie appunto a questi due gruppi molto importanti, noi Italian Fashion e il gruppo Bullet, riusciremo a coinvolgere e a completare la formazione sia nella moda femminile e anche e soprattutto, che oggigiorno è molto richiesta, il reparto maschile. La nostra formazione, che abbiamo detto che durerà tutto l'anno, è composta già dal prossimo 8 ottobre, abbiamo già diverse adesioni, abbiamo praticamente la sala piena delle persone che arriveranno e fare questa nostra nuova collezione moda autunno-inverno. Seguiranno i corsi maschili di Bullet e naturalmente abbiamo anche il Cosmo Prof, che stiamo già prenotando, il nostro stand che sarà allestito con 4 gruppi, compreso anche i nostri migliori clienti che saliranno anche sul palco lì. Thank you.